Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video spiego come rimuovere così i tentativi di accesso non validi su Windows 10 o Windows 11 oppure qualsiasi sistema operativo che avete. Quindi in questo caso, come puoi vedere, l'account non verrà bloccato. Zero tentativi di accesso non validi. Quindi in questo caso io posso tentare tutte le password che tengo salvate su un foglio di carta per accedere così al mio desktop, quindi posso provarle all'infinito finché non è quella, ok? Quindi in questo caso c'è chi ha tre tentativi, quindi può usare solamente tre tentativi e poi si blocca l'account, quindi si blocca proprio l'account proprio per accedere così al desktop e a tutti i servizi. Quindi in questo caso vai su criteri di sicurezza locali, basta che lo scrivi qua sotto, quindi scrivi criteri di sicurezza locali, lo scrivi, lo troverai qui, criteri di sicurezza locali, eccolo qua. Vado su criteri account, criteri di blocco account, soglia di blocchi dell'account. A me era già impostato su 0 tentativi di accesso non validi. Io posso mettere qualsiasi password che mi pare finché non esce quella. Quindi soglia di blocchi dell'account e qui metti 0. Quindi al posto di 3 o 4 metti 0. Fai ok e fai salva. Chiudi qua e hai fatto. Tutto qua, questo era. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!